Una buona serata, un buon mercoledì sera, nuovo appuntamento con Offside, la 16ª puntata di questa stagione, approfondimento sul girone F del campionato di Serie D che ha visto domenica scorsa il Pineto tornare a vincere, il buon exploit, la vittoria del Chieti sul terreno non facile del Riviera delle Palme contro la San Benedettese, la sconfitta purtroppo dell'Avezzano in casa della Roma City, il buon punto portato a casa dal Notaresco in quel di Senigallia, invece la Vastese è stata bloccata dal maltempo perché sul neutro di Agnone c'era la neve e dunque non si è giocato. Facciamo questa puntata, dunque ripercorrendo l'ultima giornata di campionato e proiettandoci a quella nuova con i nostri ospiti in studio. Saluto subito e ringrazio per aver accettato il nostro invito, Davide Traini, centrocampista del Pineto Calcio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito ancora. Come avete visto già insieme a noi il collega Jacopo Forcella. Ciao Jacopo, buonasera. Ciao Stefano, buonasera a tutti. E tra poco ci sarà anche un ospite in piattaforma. Allora, iniziamo subito partendo come di consueto con la scheda che ha preparato per noi Jacopo Forcella. L'ennesimo allungo del Pineto sulla Vigor Senigallia è un concentrato di buon umore in casa biancazzurra, perché passare sul terreno di gioco del Matese era tutt'altro che semplice, la partita lo ha dimostrato. Ma quest'anno la squadra di Daniele Amaulo ha risorse a non finire e in campagna ci pensa la testa di Riccardo Della Quercia, evidentemente abbonato alle reti pesanti a risolvere la contesa. Per il capitano del Pineto, secondo centro in stagione, dopo quello che aveva dato il via alla rimonta nello scontro diretto col Trastevere nel girone d'andata. Rete da 3 punti, col Matese che perde nel finale Esposito, cartellino rosso per lui, e spiana la strada agli abruzzesi, anche considerando che un altro abruzzese, il Notaresco, ferma proprio la seconda della classe alla Bianchelli. Il sigillo di mercato in apertura sembra essere l'antipasto di un pomeriggio positivo per il rossoblù di Tiziano De Patre, che mettono insieme anche altre opportunità per rendere lo scarto maggiore. La Vigor Senigallia però tiene e sfrutta nel secondo tempo un errore in anticipo della retroguardia ospite per trovare la rete della parità con Mancini. L'1-1 conclusivo permette al Pineto di salire a più 8 proprio sui marchigiani e tiene comunque vive le speranze salvezza del Notaresco, che con un Mattia Cardinali in più da ieri, domenica se la vedrà al Savini contro la San Benedettese in caduta libera. Questo perché al Riviera delle Palme, nel giorno dell'esordio sulla panchina rossoblù di Manoni, fa festa il Chieti. 1-2 in rimonta per la formazione di Mauro Chianese, che va sotto nel primo tempo dopo un contropiede ben orchestrato dalla Samb e chiuso da Vita, ma tiene e trova la parità con un gol splendido di Vaccaro dalla lunga distanza che fulmina il numero 1 di casa. Poi i neroverdi trovano il vantaggio con la conclusione di Mercuri, che c'entra la traversa e supera abbondantemente la linea di porta per tutti, ma non per l'arbitro e il primo assistente. Anche se a 2 dal 90esimo il rigore trasformato da Paglia, fallo di Berti su Mancini, risarcisce il Chieti, che mette insieme 7 punti su 9 nelle prime 3 giornate del girone di ritorno. E adesso la zona playoff con Matese e Cinzia Albalonga appaiate a quota 30 è distante solamente 2 lunghezze. L'obiettivo non l'abbiamo mai negato, noi abbiamo un programma di 3 anni per portare il Chieti nei professionisti, però chissà che magari riusciamo anche a anticipare di qualche periodo, ecco. Sarei contento per i tifosi perché penso che dopo tanti anni lo meritano, ecco. L'unica formazione che esce dalla domenica di Serie D senza punti, al netto del rinvio della gara della Vastese, causa neve nel fine settimana che ha imbiancato Agnone, è l'Avezzano, in crisi nera di risultati e che cade al cospetto del Roma City facendosi agganciare proprio dal Chieti a quota 28 punti. Poco da salvare in questo inizio d'anno per i biancoverdi marsicani che vanno sotto, quando Mancino lanciato sulla destra si prende il fondo e serve al centro Rasi, che nonostante la pressione riesce a trovare la zampata dell'1-0. Il raddoppio capitolino di Ricci che concretizza una ripartenza nata proprio dai suoi piedi e chiude una contesa da dimenticare per i ragazzi di Marco Scorsini al quarto stop consecutivo. Peraltro, lunedì è tornato a parlare dopo parecchie settimane anche il patron dell'Avezzano, Gianni Paris, che ha annunciato novità sul fronte societario in primavera, quando potrebbe lasciare la maggioranza delle quote ad un nuovo socio. Il socio partecipa fattivamente alle sorti economiche del club dal mese di novembre. Abbiamo sottoscritto un preliminare di cessione di quote
sto per cedere il 50% del club, però il socio stesso mi ha raccomandato di non rivelare la sua identità fino a quando non sarà formalmente il proprietario del 50% delle quote del club, e io ovviamente non posso far altro che rispettare la volontà del socio, che poi tra l'altro diventerà socio di maggioranza, perché il sottoscritto passerà al 49%. Eccoci qui, allora questa era la scheda curata per noi da Jacopo Forcella. Vado subito in piattaforma dove è da poco entrato l'altro ospite, che saluto subito, Alessio Rasi, difensore del Roma City. Grazie Alessio, buonasera, di aver accettato buonasera. Il nostro invito. Grazie mille, grazie, tra poco saremo da te. Però ripercorrendo questa scheda, come tu dicevi bene nel servizio, con il Pineto che torna a vincere, dietro si fermano, era stato così anche settimana scorsa quando il Pineto non aveva vinto ma il Chieti aveva battuto la Vigor Senigallia. Jacopo, mettendo insieme questi puntini, 2+2. Il problema delle inseguitrici è che in questo momento non stanno facendo le inseguitrici, non stanno avendo un cammino di altissima classifica, quello che invece sta avendo il Pineto, che anche al netto del passo falso di settimana scorsa, che continua a ripetere un passo falso fisiologico, perché dopo tanti risultati utili consecutivi, un girone intero da Alfano a Fano, ci poteva stare, però è tornato a vincere, l'ha fatto in maniera importante su un campo complicato come quello del Matese, dove sai, vieni da una sconfitta e ti tocca la trasferta di Piedimonte Matese, non hai mai la certezza che le cose vadano automaticamente subito bene di nuovo, invece è stato così, sintomo del fatto che il Pineto è una grande squadra, sta facendo un campionato da big del torneo, merita il primo posto in classifica, merita anche quel vantaggio che si è costruito innanzitutto con una serie di risultati importanti, e poi soprattutto sfruttando anche il fatto che dietro si corre poco, non dietro in generale, ma alle spalle del Pineto si corre poco. La Vigor Senigallia sta correndo poco, la Vezzano, che avevamo detto qualche settimana fa addirittura potesse essere antagonista, si è piantata, ha fatto 4 sconfitte consecutive. Chi rimonta come il Trastevere va un po' alti e bassi, ed è chiaro che invece la continuità dei risultati del Pineto, che nessuno ha scavato un solco che adesso è profondo. Davide, se sei d'accordo, in più aggiungo, se siete consapevoli adesso, dopo queste 2 giornate, quindi dopo la sconfitta di Fano e della vittoria di Piedimonte Matese con le altre, come diceva Jacopo, non corrono dietro, se siete adesso sempre più convinti di quel lavoro che state facendo e del risultato che avete fatto finora? Noi sicuramente fin dall'inizio avevamo bene in mente quello che dovevamo fare. Poi magari all'inizio abbiamo avuto qualche problema, sicuramente anche quello normale, potremmo dire, e poi col passare delle partite, con i risultati, con tutto ciò, siamo riusciti a trovare la quadra e siamo riusciti ad esprimersi nel miglior modo possibile. Quindi adesso ci rendiamo conto che siamo veramente a buon punto e ci siamo costruiti un buon vantaggio che dobbiamo però essere bravi a mantenere, non ci dobbiamo assolutamente accontentare o magari tranquillizzare, perché dobbiamo restare sempre con la massima tensione, perché è quella che ci ha fatto portare, che ci ha fatto arrivare a questo punto, ed è quella che ci deve spingere più in là, anche perché le partite adesso sono sempre più tese, più combattute, ci sono squadre che lottano per la salvezza, altre che lottano per i loro obiettivi, e quindi qualsiasi squadra gioca la morte, per cui ogni partita non si può sottovalutare. Chi la Serie D lo ha fatto col Monterosi, poi ha avuto delle parentesi tra i professionisti, soprattutto l'anno scorso l'ha fatto in terra d'Abruzzo a Pescara, e Alessio Rasi, che adesso ha riabbracciato questa categoria della Serie D, forse anche per scelta, ce lo facciamo dire da lui. Come ti stai trovando in questo campionato e che impressione ti ha fatto? Allora, innanzitutto buonasera. Sì, diciamo che magari
A 23 anni non è mai facile riscendere di categoria, può essere sempre visto una sconfitta, però io ho visto qua un progetto importante nella Roma City, che è una società nuova che piano piano si sta facendo conoscere. E il girone, devo dire, è un bel girone, tutte le squadre fino adesso provano a giocare il loro calcio e sto cercando di calarmi, anzi ho cercato fin da subito di ricalarmi in quello che era una categoria che avevo già fatto comunque. Ecco, non so se tu hai già visto il Pineto capolista. Sì, abbiamo se ti ha giocato fatto... contro, abbiamo sì. giocato contro. Che impressione ti ha fatto? È una squadra che merita di stare lì? Sì, è una squadra sicuramente che merita, poi mi ha sempre detto che quando le cose vanno bene c'è euforia, ho visto un gruppo molto compatto, una squadra quadrata, e quella è importante, quindi è giusto, sono contento per loro e è giusto che siano lì. Jacopo, hai una curiosità per Alessio intanto? Più che una curiosità, devo dire che all'innesto di un giocatore come Alessio Rasi per il Roma City, ad un certo punto della stagione ha un po', secondo me, cambiato le prospettive di questa squadra, che ha continuato a cambiare anche in corso d'opera, l'ha fatto ultimamente con tanti innesti, ha praticamente cambiato pelle. Però ecco, quello che vorrei chiedergli è se adesso c'è la possibilità, comunque c'è la sensazione in casa Roma City di poter non solo tirarsi via da quella condizione di classifica che non è affatto comoda, ma se c'è ancora spazio quantomeno per assestarsi in un campionato tranquillo e le prospettive anche in chiave futura di questa squadra, che di fatto è nata da poco, è una realtà nata da poco, che però in questi mesi di campionato di Serie D ha fatto vedere già di quando le cose si sono complicate di avere le idee chiare, cioè di andare alla ricerca di giocatori pronti, di giocatori di grande esperienza. Alessio è giovane, ma insomma ha un curriculum che parla per lui. Peraltro lui l'ha sfiorato il girone F ad inizio anno perché poteva andare a San Benedetto, sì. Poi non è stato così, però ecco le prospettive in chiave futura di questa squadra, e soprattutto se pensano che ancora adesso si trovano in una condizione che non è attinente a quello che è il valore della loro rosa. Allora, diciamo che non è è un discorso quello della Roma City che non è facile da capire subito, perché io poi queste cose anch'io le ho sapute in corso d'opera, però la squadra, il titolo è stato comprato quando il mercato era quasi finito, quindi poi per detti è importante soprattutto magari avere il giovane prima degli altri, quindi non è stato facile allestire una rosa, uno staff, e mano a mano quindi la Roma City si è assestata con il tempo, come dite anche voi. Infatti c'è stato un continuo di prendere i giocatori, perché è stato un progetto che è iniziato tardi parlando di anno calcistico, certo. E quindi non era facile. Io quando sono arrivato comunque erano a 6 punti dopo 14 partite, e ho fatto questa scelta perché ho visto un progetto che non era solo per adesso ma soprattutto per il futuro. Poi però ho visto anche qualcosa in quell'immediato, e devo dire che alla fine le risposte le ho avute, perché comunque nell'ultimo periodo abbiamo trovato una serie di risultati ottimi, cioè quantomeno da quando sono io lì. La squadra, devo dire, è un'ottima squadra. La rosa sicuramente, la conoscete meglio di me, non è una rosa che merita di stare in quella posizione di classifica, e credo che adesso stiamo cominciando a dimostrarlo. Venite da 2 vittorie consecutive, Porto d'Ascoli e Avezzano. Domenica arriverà la Vastese. Sì, domenica arriverà la Vastese. Che, come ti immagini? Che partita ti immagini? Ma mi hanno parlato molto bene della squadra della Vastese, soprattutto davanti hanno ottimi elementi, ma credo che siamo ancora in una posizione di classifica scomoda, che ci va scomoda, è giusto che ci vada scomoda, quindi dobbiamo affrontare tutte le partite per vincere, che sia in casa o fuori casa. Io credo che la nostra rosa può farlo, comunque siamo andati a Porto d'Ascoli che erano quarti in classifica, abbiamo vinto, da Avezzano comunque era in una situazione molto comoda di classifica, abbiamo vinto,
quindi credo che ce la possiamo giocare con tutte. Poi se continuiamo così è ancora meglio, poi ci saranno passi falsi sicuramente perché le partite si vincono e si perdono, però se continuiamo a giocare così credo che qualche sassolino ce lo togliamo rispetto magari a come può essere partita la stagione. Avevo promesso di tenerti qualche minuto, dunque alcune domande e poi ti lasciamo andare. No, non c'è nessun problema. La prima sicuramente riguarda anche, come dicevi tu, questi giocatori che sono arrivati al Roma City, giocatori importanti. Jacopo, uno su tutti, lo conosciamo bene, e Simone Jacoponi, ma chi ci ha fatto una buona impressione è sicuramente Raffini lì davanti e poi questo ragazzo Mancino. Sì. Se ci puoi parlare di lui, perché abbiamo visto che è un elemento veramente guarda, se posso rubarti proprio un secondo. Un altro elemento che io avevo visto, se non erro, l'anno scorso a Monte Giorgio è Diawan, sì, che è un ragazzo molto interessante, però no. È giusto anche è giusta la considerazione su Mancino. Facciamolo parlare di Mancino. No, ma di questi ragazzi in generale, perché comunque sono entrambi ragazzi del 2003, sono ragazzi che si vede che hanno voglia di arrivare ed è giusto che sia così, perché la Serie D deve essere di passaggio per ragazzi che hanno qualità, soprattutto a questa età, alla loro età, che hanno 18-19 anni. Duan è arrivato da poco, ha cominciato subito a giocare e credo che l'abbia fatto in maniera giusta, dai, sta facendo buone prestazioni. Mancino da quando c'è stato il cambio modulo, credo ne parlavamo proprio oggi, da trequartista esprime proprio le sue migliori qualità. Io credo possa essere un prospetto interessante, cioè anche per il futuro se continua così, però adesso, come si dice, una rondine non fa primavera, quindi cercherò di metterlo in riga più che posso per fargli capire che deve fare una stagione importante per meritarsi qualcosa. Quindi ci pare di capire che il tuo, diciamo così, tra virgolette, lavoro a Roma City non è solo quello di portare esperienza, ma quello di anche accompagnare il percorso di crescita di questi ragazzi, anche se per te sicuramente la Serie D è una categoria che va stretta. Ma io sono in quella situazione che non sono né grande né giovane, sono un po' di mezzo. Ho avuto la fortuna di assaporare un centesimo del calcio bello, però l'ho fatto comunque in realtà come Pescara, che credo che non siano proprio per tutti, quindi mi fa piacere aiutare un ragazzo affinché possano provare anche loro quel piccolo che ho provato io. Mi farebbe tanto piacere e cercherò di aiutarli finché posso. Subito pronto il nostro regista Karim Finotti a mettere le immagini del Pescara dello scorso anno. Questi sono alcuni dei tuoi assist che hai fatto l'anno scorso, qui la partita di Grosseto, ma poi arriverà l'assist per Ferrari nella partita di Viterbo. Che ricordi hai di quel Pescara e se ti aspettavi poi di restare, non so che cosa... No, la mia situazione a Pescara è stata particolare, nel senso che io ho giocato 9 partite di fila in cui non abbiamo neanche mai perso, poi da una settimana all'altra c'è stato un cambio modulo, decisioni comunque della società che ho sempre rispettato, del mister, e sicuramente non è stato facile passare da 100 a 0, però nel calcio è così, per fortuna c'è ogni anno la possibilità di rifarsi e spero di tornare in quelle categorie. Ci torniamo tra poco, se tu ci dai altri 5 minuti resti con noi come vuoi, se invece devi... Certo. Ok, allora torniamo a parlare un attimo del Pineto, perché è giusto che dopo tanti anni una squadra del nostro girone lì davanti a tutti, e dunque dobbiamo dare anche il giusto spazio. Daniele Amaulo, dopo la partita contro il Matesi, ha parlato chiaro, ha detto è stata una vittoria importantissima su un campo difficilissimo e soprattutto dopo una sconfitta, quella di Fano, non era facile. Ecco, che cosa vi ha detto tra Fano e Matese? Ecco, dove ha lavorato il mister? No, sicuramente lui ha cercato di non metterci pressione o comunque non creare troppo allarmismo, perché in fondo, come ha detto anche Jacopo, una sconfitta dopo tutte quelle vittorie e pareggi sono stati utili, è neanche normale, ci sta. Naturalmente è sempre giusto cercare di evitarle, però può capitare, è capitata, non è successo niente e si riparte come prima, dimenticando tutto quello che è successo la domenica precedente. Poi nel calcio appunto abbiamo la possibilità di giocare ogni 7 giorni, quindi ci possiamo riscattare subito. Se non c'è stata una partita che ci ha soddisfatto e comunque è un risultato utile,
possiamo subito cercare di incanalare la rabbia che abbiamo, che ci si è generata, e cercare di buttarla sulla domenica dopo. E quindi è andata così, e per fortuna a Piedimonte è andata bene e siamo riusciti a trovare questo risultato. Primo tempo un po' sofferto, poi nella ripresa, all'intervallo, è vero che il mister ha chiesto di saper soffrire come squadra. Sì, lì la partita non è stata semplice sicuramente, anche perché loro giocano molto bene, e poi in quel campo è difficile, perché ci sono, hanno anche molti tifosi, quindi è stata una bella partita, ci hanno messo in difficoltà, però abbiamo saputo soffrire e siamo riusciti a, alla fine a trovare il gol con Riccardo, che ci ha premiato, perché in fondo ce lo meritavamo, perché abbiamo saputo soffrire molto bene. Ecco Jacopo, il capitano che si vede nel momento del bisogno. Ma è un po' come ho detto nella scheda, mi fa particolarmente piacere perché insomma Riccardo Della Quercia si è specializzato nei gol pesanti, insomma ha fatto due gol quest'anno, uno ha iniziato la rimonta col Trastevere e uno è stato decisivo domenica contro il Matese, anche perché insomma noi adesso poi siamo chiamati a giudicare, però ed è semplice seduti giudicare, però andare in casa del Matese e soffrire il giusto, anche pochino, creare e vincere e portarla a casa senza grossi patemi non è una cosa scontata, ma niente affatto, è una... ti dà anche il senso della consapevolezza di questa squadra che ha anche Davide 2004, anche nei suoi prospetti più giovani, oramai gioca con una consapevolezza di essere la formazione da battere, e questo è una cosa che non è automatica, arriva con le settimane, arriva con i successi, arriva con il lavoro, arriva con le vittorie, con qualche batosta che ci sta, però quando anche un ragazzo così giovane ha la capacità di mentalizzarsi su un campionato, di guardare in prospettiva e di scendere in campo con una consapevolezza che, io dico la verità, io l'ho visto giocare una volta quest'anno a Notaresco e fece una grandissima impressione. Posso aprire e chiudere una parentesi rispetto proprio a Davide? Sì. Domenica ha letteralmente azzerato un giocatore di nome Vittorio Esposito. E questo non viene a caso. Quando se tu metti insieme tutti questi elementi, li prendi, soffrire il giusto a Matese, vincere dopo una sconfitta in casa, avere giocatori anche giovani che annullano i mamma santissima, certo, del campionato, se tu li metti insieme questi elementi rendono, cioè poi il risultato finale è una squadra a cui adesso quasi non devi più insegnare nulla, perché ha la perfetta consapevolezza, devi solo fargli capire quanto è importante ogni partita e tenerli sulla corda ogni settimana. Ma è una squadra che adesso va in casa e in trasferta con una sicurezza che è tipica delle squadre che poi arrivano a grandi traguardi. Allora, oggi c'è stato anche un recupero, Montegiorgio Cinzia Albalonga, eccolo qui, ha vinto la Cinzia per 1-0, il gol è stato realizzato, ve lo diciamo subito perché ce lo siamo segnati, eccolo qua, da Roberto Cappai al 39esimo della ripresa. Si parla di un errore nel finale del portiere Forconesi che ha dato il là poi al gol della Cinzia, che adesso rilancia le sue ambizioni di playoff perché è a 33 punti. Allora andiamo a parlare adesso un attimo dell'Avezzano, che arriva da 4 sconfitte, Jacopo, però è pur sempre la squadra che dopo il Pineto è messa meglio delle abruzzesi, insieme al Chieti, che adesso sta arrivando. Parliamo però dell'Avezzano, perché è tornato a parlare il presidente Paris, ce lo ascoltiamo nel contributo e poi lo commentiamo. Ci metto sempre tutto, no? Il coraggio, la determinazione, il portafoglio, gli investimenti nel cosiddetto principio di quella che è poi la storia, no? Del presidente, che comunque dal 2010
tranne una parentesi nel 2018 a cavallo con il 19, mi ha visto sempre al comando di questa importante e blasonata società. Il socio partecipa fattivamente alle sorti economiche del club dal mese di novembre. Abbiamo sottoscritto un preliminare di cessione di quote, sto per cedere il 50% del club, però il socio stesso mi ha raccomandato di non rivelare la sua identità fino a quando non sarà formalmente il proprietario del 50% delle quote del club, e io ovviamente non posso far altro che rispettare la volontà del socio, che poi tra l'altro diventerà socio di maggioranza, perché il sottoscritto passerà al 49%, avendo oggi il 99% delle quote. Il sottoscritto e il socio stanno cercando in tutti i modi di gestire bene questo momento delicato. Abbiamo bisogno del pubblico. Mi dispiace per le offese ricevute dopo la quarta sconfitta consecutiva, anche abbastanza pesanti, fuori luogo. Mi auguro tanto che attraverso i miei ragazzi, attraverso i rientri di Zanon, di Bittai, questa squadra possa tornare a macinare punti e possa tornare a far togliere qualche sassolino da questa scarpa che non se ne va, sia al sottoscritto ma anche al socio. Jacopo, patron Geni Paris, che è tornato a parlare dopo un po' di tempo, non eravamo abituati, parla di questo socio, parla di una società che va a rinforzarsi. Ecco, qual è la chiave di lettura di queste parole? L'Avezzano ha bisogno di questo? Ma allora, l'Avezzano innanzitutto ha bisogno di ricominciare a vincere. Questo. E poi lo sentiamo anche nelle parole di Scorsini. È fuori discussione, perché insomma quattro sconfitte consecutive non sono semplici da digerire. Quindi innanzitutto ha bisogno assoluto di ricominciare a fare punti, perché non ne ha fatti. Poi io ho sentito tutto l'intervento del presidente Paris, cui parla anche di mercato, qui dice non è vero che ci siamo indeboliti, perché i giocatori sono andati via, Casolla, Vaccaro giocavano poco, quindi era giusto diciamo dare a loro spazio e avere la possibilità di poter contare su un gruppo ben definito. Per quanto riguarda la questione del socio, allora è un'indiscrezione che insomma rimbalza da qualche giorno. Adesso ci sono, non dico i crismi dell'ufficialità, ma insomma quando Paris dice che c'è un socio che collabora già fattivamente da novembre alle sorti di questo club, dice che comunque stiamo parlando di una realtà già in essere, consolidata, che va soltanto ufficializzata. Poi è chiaro che ci saranno dei passaggi burocratici, Paris terrà il 49 per cedere il 50, quindi non sarà più, sarà un socio di minoranza, seppur di pochissimo, ma insomma in questi casi conta, ma conta il giusto, poi conta il giusto la percentuale di possedimento delle quote societarie. In questo io ci vedo comunque una volontà di rilanciare l'azione dell'Avezzano, e probabilmente anche il fatto che il presidente Paris sia tornato a parlare e che sia terminato anche un po' il silenzio stampa restituisce un po' all'ambiente, ambiente intendo squadra, anche quella normalizzazione che un po' forse serve, perché il momento è delicato, le sconfitte sono state tante, certo ci sono anche delle attenuanti, perché ci sono state delle assenze pesanti di cui l'Avezzano evidentemente non può fare a meno, di alcuni giocatori. D'altronde abbiamo sempre detto, Zanon è una specie di regista esterno dai cui piedi comunque passa, al di là dei calci di punizione, passa
La costruzione del gioco della Vezzano può sembrare un'eresia, ma da un esterno destro può passare il gioco. Tanti gol sono arrivati ai suoi piedi. Quindi Bittaie, ci sono dei giocatori da recuperare. Io penso che questa cosa qui, questa normalizzazione anche nell'approccio alla stampa, possa il fatto di tornare a parlare e dire quello che sarà il futuro prossimo della Vezzano possa aiutare. Poi la parte degli insulti non me lo chiedere, perché è da censurare. Assolutamente. Questo è lo lasciamo a libera interpretazione. Beh, ma è da, come sempre, condanniamo queste cose. Andiamo in pubblicità, al rientro continuerò a parlare delle squadre del girone F di Serie D. Eccoci di nuovo in studio con Offside. Jacopo, per accelerare un po' i tempi, continuiamo e chiudiamo il discorso a Vezzano con le parole di Scorsini, che non mettiamo in onda ma le ripercorriamo noi qui in studio, sì. Perché la cosa fondamentale dell'intervento di Scorsini è che il mister in settimana, all'inizio della settimana, aveva rassegnato le proprie dimissioni, invece che la società ha rigettato. Sì. Segnale? Da ambedue le parti, segnale, secondo te? Segnale di fiducia nei confronti del lavoro che secondo me è stato ben fatto da parte di Scorsini, che d'altronde ha preso una squadra in corsa, anche se dopo la prima giornata, però ha preso una squadra in corsa e comunque fino ad un certo punto, fino a una settimana prima della sosta di fatto, l'aveva portata a ridosso delle primissime posizioni, quindi insomma il lavoro è stato fatto ed è stato fatto anche molto bene. Quindi io credo che sia giusto anche in questi casi. Probabilmente la sconfitta contro il Roma City di Alessio ha un po' turbato gli animi, perché 4 sconfitte sono tante, però io penso che ci sia all'interno di ogni società la percezione se qualcosa si è rotto oppure no. Secondo me ad Avezzano è proprio un momento di contingenza, assenze, probabilmente non il massimo della condizione fisica, chiaramente ti vai a scontrare anche con degli avversari, e in questo momento il Roma City è un avversario scomodo e di rispetto, certo. E quindi evidentemente l'insieme di tutte queste cose fa sì che nel momento in cui magari Scorsini di getto presenta le proprie dimissioni, la società ci riflette un po' su, guardi anche un po' indietro a quello che è stato il percorso che ha portato la Vezzano fino a 28 punti e dica: sai che c'è? Aspettiamo un attimo, cioè continua tranquillamente, poi magari vediamo più là. Alessio, dei presenti sei stato evidentemente di fatto quello che ha visto la Vezzano dal vivo. Che effetto ti ha fatto, se è una squadra che è veramente in difficoltà, come dicono i numeri? No, io credo che a volte magari sia più la situazione che la difficoltà stessa. Magari quando vedi che i risultati non vengono, non è mai facile. Poi sicuramente andare in casa di una squadra che si è sistemata, che deve salvarsi, credo sia ancora più difficile. Quindi credo che forse non ho seguito il loro passato, ma la sconfitta con noi ci possa anche stare. E la squadra è un'ottima squadra, giocatori importanti, alcuni conoscevo che magari avevo giocato contro, quindi credo che non avrà problemi a rialzarsi. A volte sono solo periodi, sono anche magari che quando uno prende gol dopo che non vengono i risultati pesa sempre 10 volte di più, quindi magari basterà anche solo un risultato positivo o anche una vittoria in casa e la Vezzano credo riprenderà il proprio percorso per il valore della rosa che ha. Jacopo, chi ha fatto un risultato di tutto rispetto portando a casa i 3 punti da una trasferta, come abbiamo detto, difficilissima come quella di San Benedetto del Tronto, è il Chieti, che bissa il successo contro la vice capolista Vigor Senigallia e rilancia le proprie ambizioni con un presidente che è uscito allo scoperto accelerando i tempi dell'acquisizione di tutto il pacchetto Chieti Calcio. Lo farà non questa settimana, ma per un problema con alcuni documenti sicuramente si andrà all'inizio di febbraio, ma Serra non ha nascosto
le sue ambizioni di voler portare in un percorso costruito la squadra nei professionisti, cercando di attirare anche più operatori sponsor, anche nazionali, ha detto internazionali, a sé. Dunque un Chieti che si rilancia dopo aver vissuto una prima parte di stagione veramente difficile. Sì, ne abbiamo parlato ampiamente domenica anche con Mauro Chianese. È un momento positivo, secondo me Chianese è stato bravo perché ha ridisegnato l'organico, che comunque non aveva fatto male, però l'ha ridisegnato perché anche secondo me è stato, gli faccio i complimenti doppi, sai perché? Perché spesso un allenatore che subentra in corsa può anche dire vabbè, faccio con quello che ho, e poi magari a fine anno, se le cose vanno male, dire vabbè, però questa non è una squadra che ho costruito io. Invece lui si è preso la responsabilità, insieme ovviamente al direttore sportivo, al presidente, alla società, di ridisegnare tutto e dire, mettere il suo timbro. Quindi nel momento in cui noi oggi andiamo a giudicare il Chieti, giudichiamo davvero il Chieti di Mauro Chianese, non giudichiamo più il Chieti che fu di Corrado Cotta. Tanto è vero che lui domenica ci ha detto, un giocatore come Paglia non era stato, nella precedente esperienza con l'altro tecnico, non era stato ritenuto idoneo a questa squadra. Io la prima cosa che ho fatto ho detto riportatemi Paglia, oggi vediamo, al netto del gol, però vediamo che Paglia è un giocatore importante per il Chieti. Quindi comunque secondo me è un organico ridisegnato, evidentemente ridisegnato come voleva l'allenatore, con uno spirito diverso, meno giochista, più probabilmente combattivo. Più combattivo, con giocatori che non, se prendono il gol da vita a San Benedetto, non si buttano giù. E ne fanno tre, perché alla fine ne erano e tre. Ne fanno tre, perché alla fine tre ne aveva segnati il Chieti, e alla fine la ribaltano. Queste non sono cose di tutti i giorni. Per quanto riguarda la questione societaria, io sulle date sai benissimo che sia a livello di memoria, sia per vari motivi, non mi attaglio molto sulle date. Dico solo che tu hai detto delle ambizioni di Serra. Io dico che se sei il presidente di una squadra, di una piazza come Chieti, non puoi non avere come obiettivo riportare quella piazza tra i professionisti. È l'unico, e lo hanno subito detto, capito, i membri della nuova dirigenza, che l'unico obiettivo è quello lì. Perché lo abbiamo poi visto. Non sarà facile, sicuramente non sarà semplice, ma se sei dirigente, presidente, direttore sportivo, direttore generale di una squadra come il Chieti, e sei in Serie D, la tua unica ambizione è riportare una piazza come Chieti tra i professionisti, perché abbiamo visto dalle immagini a San Benedetto c'erano poi più di prima 100... di magari di salutarlo, se posso togliermi adesso... una curiosità come con no Alessio. Perché adesso Alessio lo lasciamo con noi, perché ormai alla fine siamo quasi no alla io fine da, da Alessio volevo una curiosità, perché lui ha giocato qualche stagione fa in una Vibonese che aveva giocatori che poi chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, però giocatori interessanti, ma che a proposito di piazza non erano in una piazza molto reclamizzata. Oggi la Vibonese in Serie D, anche sfortunata perché ha preso il girone del Catania, quindi non è proprio fortunatissima. Però ricordiamo che quando Alessio giocava a Vibo Valentia c'era Plescia, c'era Spina che fece un'ottima impressione, c'era Marus, c'era Tumbarello, c'erano giocatori che probabilmente che in quella Vibonese, poi ognuno ha fatto il proprio percorso, però quella Vibonese rivederla oggi dici caspita, però era una squadra veramente costruita bene, cioè era costruita con un veramente con un grande senso del calcio, non so se un pupillo, un pupillo Plescia. Sono d'accordo, in pratica credo che magari era una squadra costruita con molti giovani che si devono rilanciare. Anche io venivo dalla prima stagione in Serie C un po' particolare, e poi magari il mister e la società è stata brava ad unire il tutto,
abbiamo dato tanto fino ad oggi. Poi io purtroppo ho dovuto smettere di giocare che avevo avuto un problema post-Covid, però finché ho giocato la squadra è stata veramente una grande squadra, e poi chi più e chi meno, come avete detto anche voi, hanno fatto anche un buon percorso in Serie C. Ecco Jacopo, chiudiamo questo parentesi un attimo col Chieti, perché si parla anche di un ingresso in società che comunque ha dato una mano, si parla di questo Cristian Poglio che opera già a Chieti come medico e potrebbe essere uno dei nomi per rafforzare il pacchetto societario. Ecco, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, anche come dicevamo, perché comunque a San Benedetto e anche a Vasto Girardi, dove ero presente, si muovono sempre tanti tifosi in trasferta. Sì, sì, ma ripeto il concetto che ho detto precedentemente, cioè secondo me adesso questa è una squadra che, come dicevo prima, ma per altra posizione di classifica al Pineto, oggi questa è una squadra con grande consapevolezza, è una squadra con, parlo del Chieti, con grande consapevolezza che è difficile che possa sbagliare completamente l'approccio. È una squadra che adesso, pur tra risultati che possono essere di vario tipo, però difficilmente questa è una squadra che sbaglia completamente la partita. E questo poi sugli ingressi, ti ripeto, io sono sempre è per far capire anche a chi ci guarda che comunque l'ambiente è vivo ed è fondamentale. Certo che sì. La Vastese non ha giocato, lo ripetiamo, perché si doveva giocare sul neutro di Agnone, in quanto mancavano delle carte che permettevano alla formazione aragonese di tornare a giocare all'Aragona. La neve ha fermato dunque la Vastese contro il Porto d'Ascoli, data del recupero che non è ancora stata comunicata. Dunque passiamo a Notaresco, Jacopo, così chiudiamo brevemente questo quadro. Notaresco che dopo il tonfo casalingo contro il Vasto Girardi doveva dare una risposta e lo ha fatto in maniera positiva contro la vice capolista Vigor Senigallia. Tu c'eri a Senigallia, penso che l'abbia dato, è un pareggio che non sposta molto in chiave classifica, però io credo che sposti molto a livello di di sicurezza. E quello che a volte manca a questa squadra è il fatto di andare in vantaggio. Qui vediamo il rinvio di Shiba per mercato, qui c'è andata in vantaggio. Ecco, se posso dare una lettura un po' particolare di questa stagione del Notaresco è proprio questa: una squadra che poche volte è andata in vantaggio, si è trovata tante volte a dover recuperare, tante volte a dover sbloccare il risultato senza farcela, e questo in una squadra che deve lottare per salvarsi comunque è un elemento. Adesso è arrivato anche un altro attaccante, è arrivato Cardinali. Adesso diciamo che il comparto degli attaccanti è ben fornito. Manca un playmaker perché Bruno ne avrà per un po' di tempo, ha un problema alla schiena e non lo risolverà subito. E Notaresco non ha un giocatore davanti alla difesa che possa stare in quel ruolo di riserva. Gelsi ha fatto bene, però poi alla lunga ovviamente anche il ruolo nel suo è sceso. Ma è un esterno d'attacco, nasce come un esterno d'attacco, quindi si può adattare, però io ho parlato anche con Tiziano De Pare, ho detto guarda, il ragazzo ha fatto veramente molto bene, grande sacrificio, però è un giocatore adattato, so che il Notaresco ci proverà fino alla fine per Marco D'Aloia del Pescara, non so se poi ce la farà a prenderlo. Però è chiaro che in quella posizione del campo manca qualcosa. È chiaro che domenica Notaresco San Benedettese e chi la può sbagliare? Nessuna delle due. Però qualcuno i punti li lascia, o tutte e due o una delle due. E quindi non sarà semplice. E fammi dare un'altra annotazione statistica. Sì. Se ci fate caso, le migliori partite del Notaresco sono sempre su campo sintetico, cioè non perché gli piaccia il campo sintetico,
ma il campo sintetico nel senso che dove con meno sconnessioni possibili rispetto a un campo in terra naturale. Non è un caso, non è un caso. Anche perché se non vado errato, la formazione si allena sul campo sintetico di Colonia Spiaggia, Sì, è praticamente all'uscita della postale di Roseto. Comune di Roseto. Di Roseto, ok. Comunque, sì. Comunque è un sintetico. È un sintetico. Dunque, detto anche questo del notaresco, che intanto la buona gara di Senigallia non è che poi un essere ambiziosi, un essere volenterosi di portare a casa un risultato. Sì. No, io volevo fare una domanda a Davide. Prima di andare, perché dobbiamo vedere le top 3, le top 11. No, io volevo fare una domanda a Davide perché... per capire come poi nel corso delle settimane hanno vissuto, visto che parliamo di Notaresco San Benedettese, come hanno vissuto praticamente l'uscita di scena abbastanza clamorosa della San Benedettese nella corsa al campionato, perché immagino che il Pineto si presentava ai nastri di partenza con delle velleità, però con delle velleità condizionate anche al fatto che ci fossero delle piazze, Davide correggimi se sbaglio, ci aggiungo Fano, ecco. Anche Fano, che avevano come primo obiettivo quello di vincere questo campionato. Poi a un certo punto si inizia a giocare e voi vedete piano piano che la San Benedettese è sempre più lontana, cambia 4 guide tecniche e non la vedete praticamente più. Come lo avete vissuto nel corso delle settimane? No, sicuramente noi all'inizio sapevamo che c'erano altre squadre attrezzate e che comunque erano pronte a fare un buon campionato. Sapevamo che tra queste c'era la San Benedettese, che c'era il Fano, l'Alba Longa e poi naturalmente la San Benedettese ha dalla sua, che ha la piazza, ha una storia che non stiamo qui noi a raccontare, per cui sicuramente all'inizio potevamo pensare che potesse essere una delle più grandi concorrenti. Ad oggi magari qualcosa è andato storto, sicuramente qualcosa è andato storto. Però noi dall'inizio e fino comunque alla fine del campionato penseremo sempre solo a noi stessi, quindi cercheremo di guardare il meno possibile quello che fanno le altre. Però ti chiedo, magari a inizio stagione si vedeva a fine della partita un po' più spesso che aveva fatto la Samba, adesso un po' inutile, adesso che vedete la Vigor Senigallia. Adesso chiamano la Senigallia, chiamano il Balonga, l'Avezzano. Però comunque sicuramente ci ha dato, magari anche inconsciamente, ci ha dato una mano a livello mentale il fatto di sapere che la San Benedettese comunque stava faticando. Però comunque ad oggi cerchiamo sempre di pensare a noi stessi e andare avanti così. Io mi ci attacco al discorso San Benedettese perché vado da Alessio per chiedergli se col senno di poi, visto tutto quello che sta accadendo a San Benedetto, visto tutto quello che sta accadendo a San Benedetto, meglio la Roma City. Cioè, se tra poco arrivate. No, vabbè, io purtroppo ero stato una settimana là, dovevo firmare, poi ho avuto divergenze con alcune persone. Col senno di poi Roma City sì, ma sono convinto che la Roma City lo dimostrerà anche alla grande. Ecco, vedi. Oh, peraltro stavo pensando che senza volerlo hai costruito in un fantomatico 3-5-2, hai messo esterno a destra e esterno a sinistra, esperienza, gioventù, gamba, corsa, tiro, con gli ospiti dico. No, io e te non c'entriamo niente, no, noi neanche mediani di rottura, nemmeno mediani di rottura, cioè noi e te che cosa potremmo mai fare, però dico hai scelto sui lati, hai scelto a destra e sinistra, sei coperto, abbiamo trovato chi corre, sì non noi, assolutissimamente noi non corriamo, forse prima adesso no, dobbiamo correre perché se no dalla regia ci mettono al buio, tagliano tutto. Allora, come sempre, partiamo dalla top 3 dei gol. Partiamo col terzo posto dei gol.
andiamo a vedere. Mirko Severini, 84esimo della gara, Fano Tolentino, il gol di Mirko Severini che chiude di fatto la sfida, questa punizione che non va a buon fine sulla ribattuta, il più lesto è lui a mettere il pallone in fondo al sacco. Al secondo posto Cristiano Sebastiani del Nuova Florida, il gol dello 0-2 sul Vasto Girardi con questo pallonetto. Sì. Bello, non facile, perché c'era il difensore in chiusura, mette questo pallonetto. E poi vediamo il gol di Vaccaro, il gol di Francesco Vaccaro che regala, che fa il momentaneo pareggio, no? Sì, contro sì. Contro la Samp, poi arriverà il rigore di Paglia, prima c'era stato il gol fantasma non dato al giocatore a Mercuri. Questi sono i gol. Commentiamo al volo? Li devo commentare o li devo scegliere? No, no, quella classifica ce l'abbiamo fatta. Se sei d'accordo. Ah, sì, sì, no, no, assolutamente, assolutamente d'accordo. Il più bello è quello di Vaccaro, sicuramente. Importante. Eccolo qua. Peraltro, molto bello perché la costruzione dell'azione è tutta sullo stretto. Sì. È un tocco, un vai veloce, una palla di ritorno, se non erro proprio di Paglia, sì. E la sventola di destro, molto molto bella, veramente il gol più bello della giornata. Gli altri due li posso rivedere? Ah sì, li facciamo rivedere. Facciamo rivedere il terzo, questo è di Severini, calcio di punizione sulla ribattuta, è lui col mancino mettere il pallone. Quando mi fai vedere un tiro mancino io ho sempre un certo, insomma, un debole. Tu sai che insomma quando ignobilmente ho provato a giocare gioco da quel lato, essendo mancino, quindi la prossima puntata dove sarei ospite rimettiamo, se abbiamo delle immagini le mettiamo, non ce le abbiamo. No, assolutamente. Alcuni tornei della categoria, tornei delle categorie. Anche il secondo, questo eccolo di Cristiano Sebastiani, doppietta, perché in realtà lui è bravo perché il difensore, allora, diciamo che il difensore non è inappuntabile, però lui riesce a mettere la gamba dietro il corpo, sì. Praticamente aggirando con la gamba il corpo del difensore, e trova anche una bella traiettoria. È chiaro che se non c'è la corresponsabilità del difensore, questo è un gol che Sebastiani non fa mai. Anche il portiere che esce non esce. Del portiere ancora peggio, che non fa mai. Però il gesto tecnico c'è. Alessio, sei d'accordo con questi gol? Li hai visti? Sì. Alcuni li avevo già visti. No. Credo il gol di Vaccaro sia stato più bello. Andiamo alla top 11. Vediamo chi in porta questa settimana. Mercorelli, lo conosci? Beh. ha fatto bene a Piedimonte. Lui è tornato fa bene. Anche Mercorelli, anche se non è mai mancato lui in questa stagione. Dall'inizio che è sempre presente, non sbaglia una partita, veramente un gran portiere. Poi ci dà anche una grande mano a livello verbale in mezzo al campo, veramente fondamentale. Terzetto di difesa composto da Ceccacci, Ferrante e Pezzi. Uno lo conosce Jacopo perché segue il notaresco Pezzi. Sì. E Ceccacci. Però non l'ho seguito questa domenica. Ceccacci perché insieme a Davide sono stati i migliori in campo sicuramente, sì. contro il Matese. Questo ve lo garantisco. Sì. Poi quella chiusura su Esposito che poi è passato la squadra. Sono Ceccacci e Lucarini che fanno la chiusura su Esposito. Sì. Che praticamente vorrebbe il calcio di rigore che non c'è. Ci prova e due ragazzi sono stati veramente. E poi vedremo anche il giudice sportivo che cosa ha deciso per quel cartellino rosso. Sì. Andiamo. Ferrante lo devi chiedere al compagno di squadra. Capitano. Un grande ragazzo, si sta dimostrando un grande capitano, è giovane, ha fatto una grande partita, un ragazzo che si fa sentire sia dentro che fuori al campo e mi fa piacere che stia lì. Vediamo il centrocampo. Guardate chi c'è. No, vabbè, ma se non l'ho fatto apposta. Sei vergognoso. Vabbè, non mi crederete. Hai messo, mamma non mia. Mi crederete mai, ma non l'ho fatto apposta. Comunque. Allora non lo nomino. Alessio Rasi, Gambini, Di Prisco e Della Quercia. Non l'ho fatto apposta. Fai la top 11 dei giornalisti, allora chi metti per primo?
Sto scherzando, dai. Dai, fino. Dai, sto scherzando. Allora, questo è il centrocampo. C'è una, c'è Della Quercia che ha risolto questa manca. Della Quercia. Capitano, il capitano. Sì. Capitano, capitano, capitano. Capitano, me la fate rivedere, ok. Gambini, ne avevo parlato molto bene in trasmissione durante i collegamenti, vero. E poi Di Prisco, molto una, è stato comunque da quando è arrivato a Chieti, da quando è iniziato a giocare, ha dato un apporto molto importante alla formazione, soprattutto al centrocampo, ha dato gamba, ha dato muscoli. Vediamo l'attacco. Adesso non te lo faccio commentare il centrocampo perché sembra troppo di parte, dai. No, faglielo commentare. Allora, commentiamo. Faglielo commentare. Vabbè, ha trovato il gol comunque. Sì, io sì, l'avevo lo fatto so, prima lo so, perché lo aveva so, fatto ma gol. Sto scherzando, sto scherzando. Volevo solo metterti in difficoltà. No, no. Conosco quella a sinistra, è molto bravo. L'avrei messo pure. È bravo. Comunque, non no, male, no, no, non, ma, non male, ma ci sei sempre sul secondo palo, eh. Dai, sì, sì, ci arrivo piano piano. No, no, più di piano piano, cioè vai veloce. In avanti, vediamo sì, l'attacco, sì, così no, chiudiamo no. Anche questa. Derrico, Mercado e Mancino. Eccolo qua, questo è il terzetto d'attacco. Derrico salito in cattedra e poi è lì che la Vigor Senigallia ha svoltato. Sì. Un argentino, l'altro argentino è Mercado. Sì. Sono tutti e due argentini. Sì, peraltro Mercado Davide dovrebbe conoscerlo, sì. Insomma, perché prima di andare a notare... E fece gol a Porto d'Ascoli in Coppa Italia, sì. Mercado, vero? Mercado, gran giocatore, gran bel giocatore, agile, veloce, esplosivo, secondo me, e infatti lo sta dimostrando, il Notaresco darà una grande mano, e anche Gurini, che giocava con me. Come no, Gurini. E che è andato al Notaresco, infatti hanno segnato entrambi ultimamente. Cioè. Mancino l'abbiamo commentato prima, questo ragazzo che si è messo in mostra proprio domenica scorsa. Andiamo a vedere la classifica marcatori che è cambiato poco. Ah no, c'era l'allenatore prima, statuto, non l'ho fatto apposta nemmeno quello. Ok. Però, ok. No. Statuto perché, dai, Roma City sta piano piano dimostrando il valore anche degli acquisti che ha fatto ultimamente. Vero, e su questo ci siamo. Squadra interessante, comunque, veramente adesso, al di là degli scherzi, al di là del fatto che c'è Alessio ospite, però squadra da seguire, squadra interessante. Lo era anche prima di questi innesti, però adesso credo che sia ancora più interessante. E poi andiamo adesso alla classifica dei marcatori, che cambia poco perché ha segnato solo Federico Alonzi. Contro il Termoli, per il resto sono però tutti fermi. Però c'è tanto Abruzzo. E considerate anche che uno dei cinque che non è in una squadra abruzzese lo era l'anno scorso, che è Federico Alonzi. Sì, e Giambè che è ancora lì, ma viene dall'infortunio. Che ci dici sul suo infortunio? Che non si può dare un tempo preciso, però comunque ancora... qualche settimana bisogna aspettarla sicuramente. Ok, allora siamo quasi in chiusura, credo che non abbiamo cari, mandiamo subito al giudice sportivo. Ti hanno fatto partire la sigla? No, cioè, però noi ci siamo messi d'accordo. Ah, metti okay, la sigla. Cioè, quando io inizio a parlare gli hai metti detto la tu sigla, metti la sigla. Così parliamo, okay. Ecco il giudice sportivo, sono quattro le giornate date a Vittorio Esposito, sono tante. Però sono giusto. Perché la motivazione penso che la sappiamo tutti. Altra giornata invece, insieme a Vittorio Esposito gli fa compagnia un suo compagno di squadra, Alessio Langellotti, poi Luca Lulli per la San Benedettese, dunque non ci sarà Notaresco, Alex Marini della Vigor Senigallia, Filippo Nagi e Mattia Stefoni del Tolentino, Lorenzo Capezzani del Fano, che sconta l'ultima delle tre giornate, così come Damiano Zanon, però che c'è un ricorso, quindi è possibile anche che, se viene accettato, sarà disponibile per la prossima partita, e Stefano Cason del Nuova Florida. Questo è quanto... Beh, certo, per il Matese non sarà semplice, perché senza Esposito e senza Langellotti, che sono due giocatori di estro, fantasia... Che Vittorio Esposito era stato assente per tante giornate all'inizio di stagione, perché aveva avuto un infortunio, adesso quattro giornate... E quindi ecco, sì. Però loro hanno un centravanti interessante, sì, che forte, è Sorrentino. Giovanni del Pescara? Credo, so, vado a memoria, però
però Sorrentino. Vado a memoria. Ci siamo. Oh, Jacopo, vogliamo fare qualche domanda a Alessio? Sì, una in particolare. Visto che prima tu hai parlato del Pescara, io ho parlato del Vibonese, gli faccio una domanda su una sua ex squadra che adesso però è ancora in Serie C, e cioè il Monterosi. Insomma, è la... Alessio, forse non c'è, forse è bloccato. Ah, sì. Forse è bloccato. Allora io vado da Davide. Vai. Solo perché oltre al campionato c'è anche la Coppa Italia. Sì. Karim, ci fai vedere l'aggiornamento della Coppa Italia? Perché oggi si è giocata una partita, quella tra Lamezia e Trapani. Ha vinto Lamezia ai calci di rigore dopo il risultato di 1-1 ai tempi regolamentari. Dunque sotto c'è parte bassa del tabellone, c'è anche Lamezia, si giocherà il 1 febbraio Cavese-Francavilla e voi giocherete a febbraio contro la Puteolana. Questo è il percorso della Coppa Italia. Un obiettivo concreto per voi? Sicuramente è un obiettivo come lo è il campionato. Noi in Coppa Italia diamo sempre il massimo. Poi adesso abbiamo la Puteolana che sappiamo che non è in una grande situazione nel suo girone, però sicuramente ci darà del filo da torcere. Non è un caso che è arrivato a quel punto in Coppa Italia, per cui dovremmo dare sempre il massimo anche lì. Ecco, tra poco recuperiamo anche il collegamento con Alessio. Eccolo qui, Jacopo. No, io non so se... Forse è mutato, sì, non lo so. Ha disattivato l'audio. Eccoci. Però, no, io gli volevo, volevo chiedere di un'altra... Eccolo qua. Di un'altra sua ex squadra, il Monterosi, che da piccolo centro adesso è comunque una realtà consolidata della Lega Pro, e anche un posto dove... Allora, innanzitutto ha vinto un campionato di Serie D il Monterosi, sì. e non è semplice. Innanzitutto perché lo ha vinto su una grande piazza come il Latina, e non solo. In quel girone c'era l'Aprilia, cioè c'era una squadra importante. Ma poi il girone del Lazio. Il girone del Lazio è semplice anche perché il girone del Lazio spesso si combina con quello della Sardegna, e non è semplice anche per le trasferte in Serie D. E poi adesso è una realtà consolidata, e col Monterosi non è semplice giocare. Nemmeno in Serie C. Volevo chiedergli se si aspettava che un centro piccolo della Tuscia come Monterosi sarebbe entrato stabilmente, insomma, non dico nel gota del calcio, però a essere protagonista in un campionato professionistico. Ma guarda, io sicuramente si intravedeva già qualcosa nel progetto del Monterosi, perché 3-4 anni di fila ha provato a vincere il campionato andandoci sempre vicino, forse anche 5. E poi che facesse così bene il primo anno magari non me lo aspettavo, però c'era l'anno scorso un direttore che conosco molto bene, che è Doninelli, un presidente fantastico, e credo che sono stati bravi a lavorare con quello che avevano, e alla fine si sono visti i risultati. Posso chiudere io, Jacopo, con Alessio per chiedergli... Come no, ci mancherebbe, voglio tornare un attimo sul Pescara, perché comunque ci riguarda anche da vicino questa società, perché ultimamente su Instagram abbiamo visto un post e tanti tuoi compagni, da cui Luca Clemenza ti ha risposto su questa nuova avventura a Roma City. Abbiamo visto anche una risposta di Facundo Lescano. Ecco, che cosa ti auguri anche per il Pescara come piazza per quest'anno? Io credo che il Pescara è stata sfortunata, perché a inizio anno stava facendo una stagione strepitosa, poi trovarsi davanti una squadra come Catanzaro che non sbaglia nemmeno una virgola non sia facile. Però credo che è una grande squadra, una grande piazza, conosco bene i compagni, l'allenatore, la società, sono tutte persone fantastiche, e auguro il meglio, e credo che prima o poi si toglieranno la soddisfazione di tornare dove meritano. Prima di chiudere, una notizia, sì. Perché riguarda l'Avezzano, perché la Guardia di Finanza del comando proprio della città marsicana ha sequestrato la documentazione contabile della società sportiva che milita nel campionato di Serie D.
nello studio commercialista della società calcistica a Roma, nella sede del club. L'indagine è partita dalla procura proprio di Avezzano e fa riferimento ad attività contabili del club biancoverde degli ultimi 10 anni. Chiudiamo così, ringraziando Alessio Rasi che ci ha fatto compagnia. Grazie a voi. 10 minuti, grazie però a voi. Abbiamo tenuto tanto tempo. No, è sempre un piacere parlare di calcio, dai. Ringraziando te, ringrazio anche l'ufficio stampa, la società e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille Grevi, in bocca al lupo anche a voi per la trasmissione. Grazie a Davide Traini, in bocca al lupo, a te in bocca al lupo è triplo per quello che potrà essere il futuro. Triplo in che senso? Per campionato Coppa Italia e per l'esame di quinto che ha? Anche allora quadruplo per la carriera. Cioè per quello, quindi è quadruplo. Per la carriera, okay. Per tutto. Quadruplo. Grazie per tutto. Tutto. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Continua di tutto, così. Grazie per l'invito. Grazie Jacopo. Grazie a voi. Offside torna mercoledì prossimo, come sempre, occhio a non finire in offside.